Lecce, presentato alla stampa il nuovo complesso della CAIA, parla il presidente Sticchi Damiani. Il Brindisi fuori dalla Coppa Italia di Serie D, passa il Bitonto, il Casarano vince con il Nardò. La Virtus Francavilla è a buon punto, parola di Angelo Antonazzo, il direttore generale, fa un primo bilancio ad Antenna Sud. Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione sportiva di Antenna Sud 85, edizione interprovinciale che oggi apriamo parlandovi della Coppa Italia di Serie D. L'avete sentito dai titoli, il Brindisi è stato eliminato ieri dal Bitonto, ci racconta tutto nel primo servizio Antonio Bellacicco. Festa a Bitonto nel secondo turno di Coppa Italia di Serie D. La squadra di De Luca batte il Brindisi con il punteggio di 1-0 e di fatto lo elimina dalla competizione. Moduli speculari al Città degli Ulivi con entrambe le squadre con il 4-3-3. La partenza è tutta di marca bitontina. Al minuto 8 la prima occasione capita sul piede di Danna, il cui destro dall'interno dell'area viene respinto da Cervellara. Al minuto 22 ancora padroni di casa protagonisti, questa volta con una triplice chance. Ci prova Dancara dalla lunga distanza, ma Cervellara respinge, lo imita Danna con il tapin, ma l'estremo difensore brindisino si ripete. Sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo il turno di Colella, il cui colpo di testa termina di pochissimo a lato. Nella prima frazione non succede più nulla, si va a riposo a reti inviolate. Nel secondo tempo sono gli ospiti a iniziare con il piede premuto sull'acceleratore. Al minuto 53 Garofalo da calcio di punizione costringe Lonoce agli straordinari prima di lasciare il campo per un infortunio piuttosto serio. Al minuto 74 poi i ragazzi di De Luca tornano a farsi pericolosi con una botta dalla distanza di Taurino, che esaurisce la sua corsa qualche centimetro sopra la traversa. 5 minuti dopo ecco l'episodio che decide la partita: calcio di punizione di Biason, tocco quasi invisibile del neo entrato Lattanzio a battere Cervellara e la rete che spezza le gambe al Brindisi e che regala la qualificazione al Bitonto. Finisce così dopo 5 minuti di recupero. Le due squadre si ritroveranno una di fronte l'altra nel prossimo weekend in campionato Alfanuzzi. Ed ascoltiamo ora le dichiarazioni post partita dei due tecnici, Chianese e De Luca. Mister De Luca, allenatore del Bitonto, un 1-0 importante perché avanzate al turno successivo in Coppa, importante anche da un punto di vista del morale dopo l'ottima prestazione in campionato, non coincisa però con un risultato. Sì, è giusto quello che hai detto, abbiamo fatto una buona prima gara di campionato, purtroppo abbiamo commesso due ingenuità e fa parte anche di un processo di crescita quando si inizia il campionato e iniziano le partite ufficiali, perché è totalmente diverso da quello che sono le amichevoli. Quindi poi subito dopo ci siamo rituffati a distanza di pochi giorni nella Coppa e abbiamo sempre detto che per noi la Coppa era una competizione importante. E i ragazzi ci hanno messo tutto l'impegno possibile, abbiamo iniziato anche molto bene la partita avendo delle occasioni importanti, non abbiamo fatto gol e quindi magari poi a lungo andare potevamo avere un po' di frenesia per cercare di fare gol. Penso sia stata anche una partita su due volte, perché nel primo tempo magari loro hanno avuto un po' più, anche voi il vento a favore ha dato un po' più di verba a loro e magari sono arrivati più verso la mia porta. Nel secondo tempo penso che la mia squadra sia uscita fuori e qualche occasione l'abbiamo creata, abbiamo tenuto bene il campo. Dispiace per l'episodio del gol dove c'è un fallo chiamato dalla parte della terna dove l'ha preso il mio calciatore e questo dispiace, magari prendi gol su un fallo al contrario te lo fischi dall'altra parte, dispiace su questo perché magari va anche rivisto quel fallo sull'attaccante mio dove penso sia stato abbastanza netto, però la squadra ha tenuto bene il campo. Sempre Coppa Italia, parliamo ora di Nardò Casarano, passa proprio la squadra di Galabui il turno ai calci di rigore. Gol e spettacolo tra Nardò e Casarano con il rosso-blu che passano solo ai calci di rigore. La formazione di Mister Ciullo mette subito la freccia. Al 19esimo Mengoli ruba un buon pallone a metà campo, serve in verticale Mariano che di sinistro anticipa Ianni in uscita e firma il vantaggio. I neretini amministrano l'1-0 fino ai primi minuti della ripresa, quando Calabuig rivoluziona l'attacco. I benefici si vedono immediatamente. Al 54esimo Tedesco dialoga nello stretto e ribadisce in rete con un preciso mancino. Tra le proteste però della formazione gramata che recrimina un fuorigioco. L'equilibrio dura poco perché all'11esimo in mischia Capitan De Giorgi trova lo spunto giusto per riportare in avanti il Toro. A 7 dalla fine però il Casarano con coraggio trova il 2-2 con D'Ambros che dal cuore dell'area di rigore batte Petrarca.
Da Dischetto poi ai calci di rigore necessari per decidere chi passa il turno è decisivo l'errore di Mengoli, mentre l'ex Prinari firma il passaggio del turno seppur con un brivido. Vince il Casarano, ma convince anche il Nardò. E ascoltiamo anche in questo caso le dichiarazioni dei due tecnici Ciullo e Calaboig. Sono entrambe soddisfatti di quello che hanno fatto vedere sul terreno di gioco le loro squadre, ma il tecnico del Casarano Calaboig può sorridere per il passaggio del turno. Sì, soprattutto l'atteggiamento di andare a recuperare una partita difficile, che comunque c'era il vento, c'era l'Ardo che comunque se li lasci giocare sanno giocare bene. Che cosa le è piaciuto di più, che cosa salva e che cosa spera di rivedere nel prossimo turno di campionato di questa partita? Guarda, soprattutto la reazione che abbiamo avuto, il cambio di atteggiamento e soprattutto quello che avevo chiesto ai ragazzi nell'intervallo, abbiamo parlato proprio di come affrontare, come andare a riprenderci questa partita. Soddisfatto Totò Ciullo invece per quello che hanno fatto vedere alcuni giovani della sua squadra che non sono stati protagonisti in questo avvio di campionato. Mister, una gara giocata molto bene dalla sua squadra, decisa poi da due episodi in favore del Casarano e poi alla fine la lotteria dei rigori. Sì, sono contento della prestazione perché hanno giocato molto bene, è stata una bella partita tra tutte e due le squadre. Potevamo chiuderla sul 2-1, abbiamo avuto una grande occasione, no? L'hanno sfruttata andando 3 contro 1 e poi invece abbiamo preso gol sulla disattenzione, però sono soddisfatto della prestazione. Sono quindi confermate le buone indicazioni della prima uscita di campionato? Sì, soprattutto per ragazzi che oggi ce ne erano 7 che non hanno preso parte della partita domenica scorsa dall'inizio. Di questo sono contento perché mi hanno fatto capire che ci sono e che vogliono giocare. Fin qui il calcio giocato nel mercoledì di Coppa Italia di Serie D. Adesso parliamo del Lecce. Questa mattina è stata presentata in conferenza stampa il nuovo complesso della CAI. Ha parlato il presidente Sticchi Damiano. Una giornata particolare, quella che è stata offerta alla stampa salentina. Porte aperte alla Caia Golf Resort per vedere come vive la squadra di Marco Baroni. L'allenamento, il post partita, le cure, il magazzino, gli spogliatoi. Una giornata particolare per far vedere come sta nascendo il nuovo progetto Lecce, ideato e voluto dal tandem Corvino-Sticchi Damiani. Un gruppo di lavoro che punta in alto, che parte dal settore giovanile e che mira ad arrivare a quel sogno chiamato Serie A, in quel progetto triennale che si spera di accorciare con rinnovato entusiasmo dopo i due successi nelle ultime due giornate e i 6 gol messi a segno. Dobbiamo organizzare questo incontro e l'abbiamo organizzato un po' di giorni fa per dare un po' continuità a quell'idea che già avevamo impostato in occasione della trasferta in Olanda, cioè coinvolgere i giornalisti a fianco al club in alcune giornate in cui far vedere come il club vive, come si organizza. In quell'occasione abbiamo fatto una trasferta insieme, in questa occasione volevamo mostrare la nostra casa, il centro dove ci alleniamo, dove la squadra fa i ritiri, pranza, e avete visto le nostre strutture, le nostre palestre, le strutture mediche. Questo perché? Perché è un progetto che stiamo cercando di poggiare su basi solide, anche e soprattutto in una politica che stiamo facendo di giovani presi davvero nelle fasce d'età più giovani, cerchiamo di costruire i nostri talenti in casa attraverso l'organizzazione. Ed ora parliamo della Virtus Francavilla, ascoltiamo le parole del direttore generale Antonazzo che per certi versi traccia già un primo bilancio delle appunto prime giornate della Virtus, sentiamo. 6 punti nelle prime 4 giornate di campionato, un bottino che soddisfa la Virtus Francavilla, il migliore di sempre in Serie C, un primo bilancio, quello tracciato dal direttore generale Antonazzo, è più che positivo. Allora, all'inizio noi sapevamo che quest'anno era per noi un anno zero, abbiamo fatto ben 16 operazioni in entrata e tanti sono andati via, quindi la squadra è del tutto nuova, l'allenatore è nuovo, staff nuovo e quindi è normale che e tanti ragazzi sono aggregati da agosto in poi. Tutti i pezzi quelli più importanti, quindi la verità per le prime 4 partite 6 punti noi siamo al momento soddisfatti, siamo un po' un po' amareggiati perché sappiamo e lo sanno anche i ragazzi che magari
si poteva raccogliere qualcosina in più, però purtroppo diciamo non siamo riusciti, e purtroppo anche a causa di una serie di infortuni che purtroppo abbiamo avuto, che ci hanno, hanno reso un po' le scelte di Torino obbligate, neanche riuscendo a fare anche turnover nella Coppa Italia, oppure anche a Messina con un turnover, nonostante i ragazzi, chi ha giocato secondo me ha fatto una gran bella partita, ci è mancato solamente un pizzico di fortuna, di cattiveria in più per far gol. Quindi sappiamo che il potenziale di questa squadra lo vedremo tra qualche partita. Per fare un bilancio bisogna aspettare sempre le partite, 10 partite, però sappiamo che la strada è quella giusta. In vista del match contro il Latina, il tecnico del Taranto Laterza dovrà fronteggiare l'emergenza centrocampo. Possibile quindi un cambio di modulo. Vito Di Noi. A 3 giorni dal match interno contro il Latina sono diversi i dubbi di Laterza in merito a quello che sarà l'11 titolare. L'allenatore rossoblu dovrà fronteggiare la mini emergenza a centrocampo. Diaby, vittima di una distorsione al ginocchio destro, rimarrà in box un mese circa. Longo invece ha rescisso, ma non sarebbe stato ugualmente disponibile causa infortunio. Gli atleti di ruolo perciò sono soltanto 5. Marsili, Bellocca e Civilleri rientrano nella categoria over, Labriola e Cannavaro in quella under. Contro i pontini quindi possibile un cambio di modulo, da valutare l'idea del 4-2-3-1. Sulla tre quarti infatti vi sarebbero maggiori opzioni rispetto a un centrocampo a 3 che di fatti costringerebbe Laterza a contingentare le forze anche in virtù del trittico di gare in una settimana che vedrà il rossoblu in campo ogni 3 giorni. Pacilli in particolare sembra pronto all'esordio, ciò significa che l'allenatore tarantino avrebbe un'ulteriore arma da poter prendere in considerazione. Indipendentemente dagli uomini e dai moduli, il Taranto dovrà riscattare il KO contro la Paganese, per di più in quello che si preannuncia come uno scontro tra due squadre che puntano a conquistare la salvezza. È partita intanto la prevendita, nessuna prelazione per i vecchi abbonati, Tagliandi quindi in libera vendita. È tutto, arrivederci.